Non nova, sed nove. A Milano non servono cose nuove, ma un modo nuovo di pensare. Lo diceva Giovanni Battista Montini, arrivando in un gelido e piovoso 6 gennaio 1955, giorno del suo solenne ingresso in diocesi di Milano come arcivescovo. E allora a Palazzo Marino, nella prestigiosa Sala Alessi, si parla appunto in un convegno a più voci di Montini e la sfida di Milano, in vista della beatificazione. Ci sono i padroni di casa, per così dire, gli assessori Rozza e Granelli, la storica Giselda Adornato che sottolinea il ruolo montiniano in una metropoli in rapido mutamento e scristianizzazione alla vigilia del boom economico. In questi brevi 8 anni l'arcivescovo si è senz'altro impegnato a portare un po' di cielo sulla terra ambrosiana, però nell'ultimo periodo dell'episcopato lui stesso, che è sempre molto franco, constata che in diocesi il regno della terra soverchia il regno dei cieli. E rileva, le condizioni religiose della città sono allarmanti. Non abbiamo la sensazione che Milano cattolica si difenda come dovrebbe dall'incombente minaccia d'essere sommersa dallo sviluppo della città temporale. E incoraggia, è tempo di veglia, è tempo di tensione e di fatica, è tempo di lavoro concorde e convinto. Un episcopato e un papato, quelli di Montini, segnati dall'esercizio della carità. Con la sua caratteristica principale che è questa prevalente funzione pedagogica, cioè un forte innesto alla valenza pastorale che la Chiesa deve avere e quindi anche la carità deve mantenere. Parla di cultura il vicario episcopale Monsignor Luca Bressane, che definisce più che i rapporti che contraddistinsero Montini in questo contesto, la logica in cui il futuro beato visse l'orizzonte culturale stesso. Lui vide nella cultura il luogo per aiutare l'uomo a ritrovare le proprie origini, a capire qual era la sua vera identità in un momento in cui la frattura, come ha denunciato più volte, tra cultura e chiesa rendeva questo compito arduo e difficile. Potremmo dire che il rapporto tra Paolo VI e la cultura è la traduzione nella lucidità del pensiero di Paolo VI, del grande amore che lui vedeva Dio nutre per l'uomo e che l'uomo fatica a comprendere. Il legame con l'umano, ieri come oggi, incrociato da Giovanni Battista Montini nelle periferie concrete, spaziali e in quelle che oggi chiameremo, con Papa Francesco, esistenziali, come spiega la sociologa Lodigiani. Infine si presenta il DVD ufficiale per la beatificazione, un docufilm inedito di 52 minuti prodotto da Officina della Comunicazione, Centro Televisivo Vaticano, RAI, e disponibile da oggi con Famiglia Cristiana e Credere, a sottolineare l'attenzione dell'edizione San Paolo per Montini, come dice la vaticanista Anna Chiara Valle.